Siamo rimasti un po' tutti scioccati nel vedere le colonne dei camion militari che da Bergamo trasportavano altrove le bare dei corpi dei defunti, perché il forno crematorio della città era saturo. Siamo stati sconvolti anche nel vedere le fosse comuni delle vittime più povere di New York, seppellite una accanto all'altra in queste voragini impressionanti. Ci ha dilaniato anche vedere tante persone, spesso anziane, costrette a morire in solitudine negli ospedali. Ecco, l'impressione che al di là, come dire, delle responsabilità politiche, delle fragilità sanitarie, non fossimo emotivamente, psicologicamente, culturalmente attrezzati a vivere tutto questo. Abbiamo costruito forse delle società che hanno espulso, esorcizzato l'idea stessa della morte. Fatichiamo enormemente a rapportarci con l'esperienza del lutto, così come fatichiamo anche ad accettare la sofferenza, la malattia, che pure fanno, come dire, parte della vita. Ecco, in Africa le cose vanno diversamente. Tendenzialmente, diciamo, nelle culture africane, cioè la morte fa parte della vita. È una delle cose, così come la nascita, sono dei momenti di passaggio, uno più felice, l'altro meno, ma che in qualche modo fanno parte della nostra esistenza. Quando si cerca di dare delle definizioni dell'essere umano, cioè in che cosa l'essere umano si distingue dagli altri animali, una delle poche, forse, distinzioni che regge abbastanza su tutti i fronti è quella del fatto che forse noi umani siamo gli unici che abbiamo la percezione di dover morire, ben prima, speriamo, che accada. Ecco, per cui, mentre forse gli animali, dico forse perché magari poi scopriremo che invece anche gli animali lo percepiscono molto prima, ma noi sappiamo che dobbiamo fare. La nostra è una società che in qualche modo ha sterilizzato, esorcizzato la morte e il dolore. Abbiamo la fortuna di aver avuto anche, insomma, una medicina, una scienza che ci ha aiutato a curare moltissime malattie, ci aiuta a vivere molto più a lungo, ecco, il vanto di queste statistiche, e ecco che ci siamo visti crollare di fronte, proprio in un attimo, tutto questo nostro immaginario. Ecco, prima tu hai citato giustamente le immagini dei camion e delle fosse comune di New York. E perché ci hanno colpito così tanto? Perché una delle altre definizioni dell'essere umano è che è l'unico animale che non abbandona i propri morti, cioè in genere li seppelliamo, li bruciamo, li mummifichiamo, non li abbandoniamo così al nulla la natura. E ecco, questo venir meno dell'accompagnamento, del rituale che è privato prima della famiglia, ma collettivo. Il venir meno dei funerali è un altro degli elementi. Ecco, prima si parlava della messa, il venir meno di un rituale, e oggi anche i funerali sono il venir meno di questo ultimo rituale di accompagnamento, che in qualche modo è un po' catartico, serve anche un po' a scaricare questo dolore che si prova nel momento in cui abbiamo un caro, un amico, un parente che se n'è dovuto andare. Ecco, il vedere negato questo, o il vedere addirittura, ecco, questi corpi buttati in queste casse malmesse, in queste fosse, per di più in un paese così ricco come gli Stati Uniti, beh, dovrebbe farci riflettere forse su un altro tema su cui dovremmo forse confrontarci molto sull'Africa, su una grande perdita di spiritualità. Ecco Marco, il nostro arretramento ha in qualche modo liberato spazi che la natura ha prontamente riconquistato. In queste settimane abbiamo visto sui social, su internet, così immagini di orsi, di volpi, di cervi, di pinguini riappropriarsi di habitat urbanizzati o comunque popolati da esseri umani. Ma ricordiamo anche che questa pandemia
sembrerebbe essere scoppiata in un mercato cinese, conosciuto per le sue bancarelle della cosiddetta bushmeat. Pare che tutto sia nato, diciamo, da carne di pangolino, che è questo mammifero simile al formichiere, peraltro molto diffuso in Africa, infettato a sua volta da un pipistrello. Allora ci sono commentatori che hanno visto nella pandemia in corso una sorta di rivincita, o meglio di punizione, se vogliamo, della natura nei confronti dell'uomo, che sarebbe stato castigato, per così dire, per aver calpestato l'ambiente, averlo piegato alle proprie volontà senza alcun timore per le conseguenze. Diciamo che in Africa, mi chiedo, è così diffusa questa idea della punizione della natura? Che rapporto c'è tra l'uomo e l'ambiente? È un ambiente, è un rapporto che si sarebbe spezzato anche lì? Allora, in Africa, e chi ci è stato credo che se ne sia accorto subito, di come il rapporto, e direi quasi proprio un rapporto di dimensioni, con la natura ti faccia sentire perdente. Cioè la vastità di una savana, di un deserto, ecco, o l'oscurità di una foresta ti fanno subito sentire inferiore. Ecco, credo che l'abbia raccontato magistralmente Conrad in Cuore di Tenebre, in questa risalita del fiume Congo, quando questa foresta ecco, si chiude, dove tu non vedi più e cominci a non capire più e capisci che la natura è troppo forte. Ecco, questo in contrasto invece con un'idea occidentale sviluppata soprattutto dopo la rivoluzione industriale di una natura al servizio dell'uomo, no? Un antropocentrismo, quindi l'uomo è il centro del mondo, mentre la natura è un bacino di risorse da utilizzare spesso anche in modo sconsiderato. Quindi ci siamo poco a poco costruiti un immaginario in cui siamo noi i vincenti, noi i superiori, noi i padroni, e poi in realtà capitano eventi come questi, ci dà l'idea di come ecco, questa nostra presunzione ecco che fa quasi davvero pensare che dici come adesso il pianeta ci ha mandato un segnale, come dire, state un po', abbassate un po' le ali. Diverso è in Africa, perché in Africa si è sempre molto sviluppato un rapporto con la natura che è legato anche alle regioni locali e ai culti locali, quelli che con un termine un po' generalista vengono chiamati animistici, animisti. Usiamolo, perché non abbiamo di meglio. Però, sintetizzando molto, in modo molto, molto radicale, l'animismo si basa sull'idea che ci sia una natura divina in ogni oggetto, in ogni cosa, in vivente o non vivente. Per esempio, a me è capitato più volte nel Sahel, dove ecco, la natura è piuttosto avara nel Sahel. Vedere, soprattutto il contadino che taglia un ramo di un albero e poi appoggiare una mano al tronco e recitare una preghiera per chiedere scusa all'albero, in cui si dice quasi, sintetizza, cioè, so che ho fatto qualcosa di male, ma devo farlo perché ho bisogno di questo legno. No? Lo ritroviamo non solo in Africa, per esempio gli Inuit o Eschimese, dopo aver ucciso la foca, chiedono scusa all'anima dell'animale dicendo appunto dobbiamo ucciderti perché abbiamo dei figli da mantenere. Quindi, da cui dare da mangiare. Ecco, c'è un rapporto di sì, utilizzo della natura, ma che avviene anche in un rispetto etico, c'è un senso di colpa, si capisce che stanno facendo qualcosa di male. Ecco, questo rapporto con la natura che passa attraverso la religione, ovvio che porta a una concezione del mondo molto diverso, no? È chiaro che poi anche qua in Africa bisogna molto distinguere perché adesso sappiamo che più del 50% della popolazione del continente vive nelle grandi città. E come dicevi tu prima, è una popolazione giovanissima, quella delle città.
Quindi si sta perdendo molto di questa cultura, perché questa cultura innanzitutto è una cultura di villaggio e la struttura del villaggio è fondata sulla comunità. Non puoi essere solo, è fondata sui sistemi di parentela, sulle classi di età. Non esiste, solo sei morto, ecco, non puoi essere solo in una società come questa. E veniva trasmessa dalle generazioni più anziane a quelli. Ora, l'Africa ha conosciuto un boom demografico incredibile negli ultimi anni e un inurbamento rapidissimo. Questo fa sì che intanto viene meno la trasmissione degli anziani verso i giovani. E ammesso che un po' di romanticismo spesso dipingiamo tutti gli anziani africani come saggi, non sono tutti saggi, ma ammesso che anche lo fossero, sono troppo pochi per trasmettere questa cultura ai giovani nuovi, che sono giovani molto più globalizzati, che stanno su Facebook, nei social e altre cose. Quindi questo si sta sicuramente sta trasformando, il che non vuol dire che diventano occidentali in tutto per tutto, ci sarà una metabolizzazione delle due culture. Ok, quindi la resilienza negli africani, la resilienza delle comunità che tu delle culture che tu hai conosciuto soprattutto per le tue ricerche sul campo. Beh, la resilienza degli africani devo dire è quello che forse gli ha consentito di sopravvivere alle tante tragedie che l'Africa ha avuto. Una volta scherzando con un amico dicevamo: i nativi americani si sono fatti massacrare ma non hanno mai fatto gli schiavi dei bianchi, gli africani sì, ma ne hanno portato uno alla Casa Bianca. Cioè, ecco, vorrei un po' la sintesi. Le tante sofferenze, gli attacchi che hanno avuto gli africani sono sempre stati, ecco, in qualche modo appunto affrontati con questo, non direttamente, non di petto, ma con dei passaggi, ecco, lasciando quasi che passasse la cosa. E poi è curioso, per esempio, che dopo la tratta degli schiavi in Africa si sia assistito a un enorme incremento della natalità, proprio per recuperare queste persone, tenendo conto che dopo la tratta quelli che venivano deportati erano i più giovani, quindi le parti più forti della società. E l'abbiamo visto anche con molte altre occasioni, in caso di catastrofi naturali, questa anche capacità di riconfigurare rapidamente le loro modalità di relazione. E anche, devo dire, c'è una capacità che a me ha sempre stupito molto dell'Africa, non so se potremmo anche chiamare questa resilienza, per esempio, nel modo di affrontare la contemporaneità e la tecnologia. Cioè, in Africa la tecnologia molto spesso è arrivata già confezionata, cioè la ruota non c'è quasi mai stata, se si toglie alcune parti del Nord Africa, ed è arrivata l'automobile e tante altre cose. E però come subito è stata non solo adottata, ma anche rimetabolizzata in chiave africana. Cioè il modo di fruire la televisione è diverso, vengono fatte, la stessa tecnologia può essere utilizzata per fare delle cose che magari si legano alla tradizione. Ecco, quindi questa capacità di prendere ciò che viene da fuori e di, tra virgolette, africanizzarlo, è una capacità che a me ha sempre stupito moltissimo. Nell'Africa che ho incontrato, ecco, di non resistenza, di non opporsi alla novità, ma neanche di subirla passivamente, ecco, la si può riconfigurare in qualche altro modo. Andate a seguirci, a seguire la rivista Africa, a seguire le attività che portiamo avanti, continuate a sostenerci perché abbiamo bisogno di voi, speriamo presto si possa rivedere dal vivo, ritrovare tutti insieme. A questo proposito ricordo che a Milano proprio il professor Marco Aime terrà un seminario dedicato al Golfo di Guinea, la costa, come dire, degli schiavi, ma anche la costa dell'avorio e tante altre cose, la costa del voodoo, una terra ricchissima dal punto di vista antropologico, culturale.
17-18 ottobre a Milano, le iscrizioni sono aperte, trovate tutto il programma online sul sito. Per concludere, l'augurio, come dire, personale, finale, che mi sento di fare è che questo periodo buio, difficile, che tanto dolore, come dire, ha seminato anche nella nostra famiglia, la famiglia di Africa, e che stiamo affrontando un po' con la nostra resilienza, ci abbia anche insegnato qualcosa di importante, contribuendo a renderci delle persone migliori. Vi ringrazio ancora, buon appetito, buon weekend e alla prossima. Grazie.